Giorgia Benusiglio, 33enne milanese, da ragazzina ha assunto una piccola quantità di ecstasy e ha rischiato la vita. A salvarle è stato un trapianto di fegato. La ragazza ha raccontato la sua esperienza agli alunni del liceo artistico catalano di Palermo. L'iniziativa è stata organizzata dall'IPASVI, il Collegio degli Infermieri di Palermo, che ha sostenuto un progetto di studio sugli effetti delle smart drugs sui giovani. Io lavoro in ospedale, quindi vivo giornalmente le realtà del lavoro al civico, quindi il più grosso ospedale del meridione, oserei dire. Quindi abbiamo due grosse rianimazioni e spesso, quindi andando in giro, mi accorgo che della presenza di questi giovani, che sono del giovane o giovane ricoverata, dall'affluenza che del numero di persone che sosta dietro queste unità operative. Perché? Perché spesso quando un giovane durante la notte per un fattore traumatico, politraumatico che subisce perché utilizza droghe, alcol o quant'altro, spesso si va a finire purtroppo in ospedale. Quindi, e quando si salvano già è una bella fortuna. E quindi l'augurio e il suggerimento che vorrei dare al giovane appunto di essere più, come dire, evitare l'utilizzo di queste pasticche o eventualmente l'uso e l'abuso di alcol. Come slogan abbiamo adottato che anziché vivere una vita di sballo è bella vivere invece una vita da sballo. E quindi è il messaggio appunto che speriamo che i ragazzi recepiscano. Era il 99, ho assunto mezza pastiglia di ecstasy e da quel momento la mia vita è totalmente cambiata. Mi sono ritrovata con il fegato in necrosi e ho dovuto subire un trapianto di fegato. La mia vita è totalmente cambiata appunto nel giro di una settimana e la mia adolescenza è terminata. Sono e sarò una paziente a vita, io sono costretta ad assumere i miei immunosoppressori che da una parte mi tengono in vita, dall'altra ovviamente mi danno delle difficoltà. Quindi da 10 anni a questa parte ho iniziato a fare prevenzione, ad andare in giro per le scuole di tutta Italia e della Svizzera per informare e per creare degli spunti di riflessione affinché i ragazzi sappiano fare la scelta migliore per la propria vita, perché in fondo tutti sanno che la droga fa male, ma chissà quanti sanno che anche solo mezza pastiglia di ecstasy può portarti all'aldilà. E purtroppo i ragazzi spesso mi dicono: ma non è possibile, non hai preso solo mezza. Ebbene sì, è così. Mi hanno anche fatto l'esame tossicologico, un esame per verificare quali e quante sostanze tu hai assunto nei 6 mesi precedenti, quindi l'esame del capello. Ed è il risultato che stavo dicendo la verità. Poi il mio fegato è finito su tutte le riviste scientifico-mediche perché è stato il primo caso in Italia a superare un'epatite tossica fulminante da ecstasy e il secondo caso in tutto il mondo, grazie a un trapianto. E quindi diciamo che mi hanno rigirato come un calzino, quindi non potrei mai mentire. Tutto ciò è vero, ma non sono solo io il caso, non sono un caso unico, ce ne sono stati tanti. C'è stato il caso di Christel Marcarini, c'è stato il caso di Maxim, di Alice, di Giulia, di Libero e ce ne sono tanti altri. E il problema è che se ne parla poco. E soprattutto c'è un'informazione fuorviante, cioè tutti sanno che la droga fa male, ma si pensa che bisogna per forza essere tossicodipendenti per avere delle problematiche o per morire. Non è così. A volte può succedere anche con un uso occasionale o saltuario. In questo libro parlo della mia esperienza da quando ho preso la pastiglia, quando mi sono ritrovata con il fegato in necrosi e quindi ho dovuto subire tutto l'iter, l'operazione e via dicendo, tutti i mesi che ho passato in ospedale e poi tutto il percorso che ho dovuto superare. Alessandra è il mio dono di vita. È la mia donatrice, è la mia ispirazione quotidiana. E grazie a lei e grazie ai suoi genitori io sono qua e probabilmente grazie a lei che sto facendo tutte queste cose importanti. Grazie a lei e grazie al mio papà.